Un saluto cordialissimo a tutti, un abbraccio fraterno. Siamo nella settimana santa, la settimana che decide se noi abbiamo fede, il nostro destino. E a dire, grazie alla fede in Dio, noi raggiungeremo il Signore in paradiso. E non è poco, veramente non è poco. Cerchiamo di capire bene questo mistero grande, che è un mistero d'amore, perché penso che tutti abbiano da dire sull'amore, ma in realtà l'amore, quello vero, quello profondo, è l'amore di Cristo per noi, un amore impressionante. Leggiamo ora il Vangelo di mercoledì 17 aprile, Matteo 26, versetti 16-25. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale ditegli: il maestro dice: il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda il traditore disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Vediamo di spendere qualche parola per comprendere meglio. Il Signore sa che Giuda lo tradirà. Infatti, che cosa fa Giuda? Pensando di agire nell'ombra, nel silenzio, senza essere visto da alcuno, va dai sommi sacerdoti e dice loro: «Ma quanto mi volete dare perché io vi consegni il Cristo?» 30 denari. Che cosa avviene? Che per 30 denari la verità viene assassinata. Per 30 denari Gesù viene venduto. Il peccato è un vendere Gesù, è un compromesso. Perché? Perché noi, che cosa facciamo? Barattiamo la verità per poco. A volte ci perdiamo per avere piccoli favori, ma intanto in noi agisce il tradimento. Tradimento vuol dire tradere, vuol dire consegnare qualcuno. Ed è, penso, il peccato terribile, uno dei più terribili, perché di solito noi ci sentiamo traditi dalle persone che più ci vogliono bene, le persone con cui siamo in una relazione d'amore. E quando risentiamo il tradimento, lo avvertiamo, veramente il nostro cuore si spezza, perché tradire vuol dire come demolire quella persona. E Giuda tradisce il Cristo per 30 denari. Perché? È difficile dirlo. Innanzitutto perché era molto, molto amante del denaro. E quando c'è una passione
vorticosa che ci prende, noi per realizzare questa passione siamo capaci di tutto. Chi è l'artefice di queste menzogne, di questi tradimenti, alla portata di tutti i giorni? È il demonio. Non è stato forse lui a imbrogliare Adamo ed Eva, promettendogli qualcosa che poi non si è avverato? Qual è la grande promessa che il demonio fa ad Adamo ed Eva? Diventerete simili a Dio. Eccolo, il sogno del dominio, il sogno del potere, il sogno di tutto. E Gesù che cosa dice poi a Giuda? Che cosa dice? Perché poi si spaventano tutti coloro che erano accanto a Gesù. Chi sono forse io, Signore? E il Signore dice: no, colui che intingerà un boccone nel mio piatto, colui a cui io darò un boccone intinto nel mio piatto. E Giuda alla fine si sente come smascherato e dice: sono forse io, Signore? Tu l'hai detto. Il peccato prima o poi viene smascherato, e a tal punto il buio che noi abbiamo incamerato dentro, che questo buio ci rende ciechi, e prima o poi noi cadiamo nella trappola del peccato, perché il peccato è una trappola, è una menzogna. Il peccato è un andare contro la verità. E che cosa ci dice il Signore? La verità ti renderà libero. Mettiamo il caso: stiamo male, abbiamo dentro l'angoscia, la paura. Se noi facessimo un itinerario di verità, noi guariremmo. La verità cosa vuol dire? Mi affido a te, Signore, ed oggi voglio comportarmi secondo verità. Mi alzo, prego, mi affido a te, cercherò in tutti i modi di rispettare il mio prossimo, cercherò in tutti i modi di amare il mio prossimo, e questa verità fatta di retta intenzione e di comportamenti adeguati ci dà il benessere, anche perché la verità, ricordiamolo, è Dio dentro di noi. Quando noi agiamo nella menzogna, la menzogna entra dentro di noi. La menzogna è vuoto, la menzogna è paralisi dell'anima. La verità è gioia, la verità è camminare con il Signore. Quindi stiamo attenti, fratelli, ai tradimenti, anche i piccoli tradimenti. Io che ascolto tanto la gente, che cosa la gente mi dice? Di che cosa si lamenta? Di essere stata tradita, una fiducia tradita. E non c'è nulla che fa soffrire di più questa creatura. Cerchiamo di mettere in pratica la parola di Dio. La verità ti rende libero. Non mentiamo. Cerchiamo sempre di agire secondo verità, e il Signore aprirà sempre di più la strada verso il paradiso. Arrivederci.